hanno scelto due luoghi simbolici per la partenza e l'arrivo del corteo, le sigle sindacali di categoria che riuniscono i lavoratori metalmeccanici, oggi in sciopero per 8 ore. Gli operai campani si sono riuniti davanti Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania, e sono sfilati per le strade di Chiaia fino a Piazza dei Martiri, sede dell'Unione Industriali. Al centro della mobilitazione il contratto nazionale, gli investimenti nel settore e alcune vertenze attive con numerosi poli industriali presenti in Campania. Ascoltiamo il segretario regionale UILM Giovanni Sgambati. Rinnovare il contratto è una doppia necessità per il Sud. Serve far ripartire i consumi e dare una giusta remunerazione ai lavoratori. Senza il contratto non si riprende il Sud e non si riprende il Paese. Ecco perché noi diciamo che questo contratto serve alle imprese, serve ai lavoratori, ma serve soprattutto a far ripartire l'Italia, a cui teniamo molto.